Buongiorno a tutti, sono Loredana Buoso, editore del portale di informazione notizieinunclick.com. Ho piacere di condividere con voi alcune notizie in tempi rapidi. Presidenziali USA 2020, sarà il voto postale a decidere il prossimo presidente, anche se è finita la notte elettorale. Non si sa chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, infatti ci vorranno giorni per lo spoglio di 65 milioni di voti postali. Intanto è stata eletta, pensate un po', la prima senatrice transessuale nella storia degli Stati Uniti e si tratta per l'appunto di Sarah McBride, classe 1990, l'età di mio figlio. Tra le file dei democratici era già nel team di Barack Obama alla Casa Bianca come stegista. Passiamo qua ai fatti nostri, di casa nostra. Conte firma il nuovo DPCM. Per fermare l'epidemia si conferma il cosiddetto coprifuoco nazionale alle ore 22, così come sono confermate le tre fasce differenziate in base al rischio di contagio. Però i parrucchieri possono lavorare e restano aperti anche nelle zone rosse. Questo fino a prova contraria al 3 dicembre. Si aspetta nel frattempo in settimana il decreto sui ristori. Intanto per il coronavirus ci sono purtroppo 28.244 casi e 153 morti nelle ultime 24 ore. Che rispetto a ieri purtroppo in crescita, che erano per l'appunto 233. Faraone, padre Sorge, fu protagonista della primavera di Palermo. Ci lascia padre Bartolomeo Sorge, un intellettuale al servizio della Chiesa e della società, un grande protagonista della cultura. Lo ricordo anche negli anni più belli di Palermo, la sua lezione è arrivata al cuore e alla testa di tutti noi. Champions League, Real Madrid-Inter 3-2, nero-azzurri ultimi del girone. E questa è la mia Inter, mannaggia. Nella terza giornata di Champions League l'Inter perde 3-2 contro il Real Madrid e precipita all'ultimo posto del gruppo. I nerazzurri giocano alla pari con gli spagnoli ma pagano il carissimo prezzo gli errori. E non leggo altro. Rifiuti? Utilitalia, siamo nell'ambiente, al sud una grave carenza in impianti. Nella gestione dei rifiuti in Italia è centrale la questione della carenza degli impianti di trattamento, rispetto ai quali bisogna muoversi ora per riuscire a centrare i target dell'Unione Europea al 2035. Anariello, mio fratello Franco è morto di freddo, non per colpa della droga, poteva succedere a me. Giorgio Panariello nel salotto di Domenica In racconta il fratello Franco, morto a soli 50 anni nel 2011. Alla sua storia Panariello ha dedicato un libro, Io sono mio fratello, edito da Mondadori, in uscita il 3 novembre. Per il momento piacere di fermarmi qua, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al nostro canale e per chi vuole può approfondire le notizie su Notizie in un click con un click. Alla prossima, grazie Loredana.